L'auspicio è il volo diretto con la Cina nel futuro più immediato. L'aeroporto Marco Polo di Venezia nel DNA e non solo nel nome, la vocazione a congiungere gli estremi della Via della Seta, proprio sulle orme del grande viaggiatore ed esploratore veneziano. Festeggiare il Capodanno cinese nelle sale dell'aerostazione è sembrata un'iniziativa naturale voluta da Save e dagli istituti Confucio delle università di Padova e Venezia, creati per diffondere la cultura e la lingua cinesi. La missione dell'Istituto Confucio è di far conoscere la cultura e la lingua cinese nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale. C'è un grande gap di conoscenza riguardo alla cultura cinese, a tutta la storia cinese. Nelle nostre scuole non si insegna nulla e c'è questa grande iniziativa che è stata propagandata a livelli molto alti, a livello del Presidente e addirittura della Repubblica Popolare Cinese. È stata creata questa organizzazione che si chiama Istituto Confucio, che ha 550 sedi in tutto il mondo e tutte hanno lo scopo di far conoscere la cultura e la lingua cinese. Tra un decollo ed un atterraggio in pista negli spazi davanti ai gate, un assaggio delle espressioni artistiche tradizionali del paese della Grande Muraglia, antiche e recenti. Dalla danza del leone al maestro Li Shaohu, specializzato in calligrafia cinese, al maestro Zhu Shuying, quotato artista di paper cutting. Esibizioni alla presenza del viceconsole della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Gong. Per noi è importante perché la customer experience è per noi un elemento fondamentale, quindi ci prendiamo cura di tutti i nostri passeggeri e anche dei passeggeri cinesi che appunto hanno già raggiunto i 150.000 transiti nel nostro aeroporto. 750.000 sono i passeggeri, diciamo i cinesi, che vengono a visitare il Veneto nell'anno. Questo, diciamo, Capodanno cinese rappresenta un altro step nella certificazione Welcome Chinese che abbiamo ottenuto nel 2017. Il 2019 è l'anno del maiale, segno zodiacale che esprime solidità e generosità.